Noi riteniamo sia andata sostanzialmente bene, fin dall'inizio abbiamo condiviso appunto le conclusioni dei periti che appunto hanno concluso per questa semi-infermità con una patologia però di livello grave, altamente grave, con associata una pericolosità sociale che quindi mette, diciamo, a nostro giudizio fortemente appunto in dubbio appunto la compatibilità della condizione dell'Alessandrini con la detenzione carceraria. Ed è per questo motivo, come ho già appunto preannunciato anche al pubblico ministero, che nei prossimi giorni presumo ci accingeremo ad avanzare appunto un'istanza di trasferimento dell'Alessandrini dalla struttura carceraria ove tuttora trovasi in una casa di cura protetta. Si renderà necessario appunto che l'Alessandrini venga seguito da personale appunto altamente specializzato con un programma psicoterapeutico e psicofarmacologico adeguato al caso di specie e ribadisco, a mio giudizio e a nostro giudizio, questo qua potrà essere solo posto in essere in una struttura. È stata una perizia complicata, lunga? Abbastanza, però su questo lascerei la parola al mio consulente. È andata sostanzialmente come ci aspettavamo, nel senso che noi concordiamo con le conclusioni del collegio peritale su una semi-infermità di mente, con una patologia grave e con una pericolosità sociale elevata, per cui insomma ci auguriamo che Alessandrini possa essere curato come giusto che sia, come è stato ribadito anche oggi in aula.